Partiti. Piuttosto determinato, in partenza Mr. Galli precede Wild Boy, quindi Loren, poi Rose Sugar, quindi Passionant, Coccinella, ancora Borgo Pio, Broker, a seguire Laurent, Hot Flame e Miss Alice. Così si assestano le posizioni al completamento della prima curva. Mr. Galli fa l'andatura, Wild Boy lo segue da vicino, terzo è Rose Sugar, quindi a ridosso c'è Passionant, a metà del gruppo Laurent, Broker, quindi Coccinella, Borgo Pio, Miss Alice e Laurent in coda. I cavalli sono a tre quarti della diagonale, con Mr. Galli in lieve vantaggio nei confronti di Wild Boy, quindi Lauren, ancora Rose Sugar, Passionant, quindi Coccinella e Broker, ancora Laurent, Miss Alice, Borgo Pio ed Hot Flame. Cavalli procedono nell'ordine verso l'uscita della curva. Mr. Galli e Wild Boy procedono in linea davanti a Rose Sugar, quindi Lauren, dietro ai primi quattro, Coccinella e ancora Passionant, Laurent, Miss Alice, poi più indietro invece Hot Flame che lascia in coda Borgo Pio. Così i cavalli al completamento della diagonale discendente si ripropongono sotto le tribune, Mr. Galli in vantaggio, costantemente inseguito da vicino da Wild Boy, siepe delle tribune, Rose Sugar per le linee interne, quindi Lauren, Broker, ancora Laurent, Passionant, Miss Alice, più indietro gli altri tre, curva di Marlengo, tre quarti della piegata. Cavalli che vanno per affrontare il rettilineo opposto, Mr. Galli mantiene la posizione nei confronti di Wild Boy, Rose Sugar, Lauren, Broker, ancora Miss Alice, Laurent, Passionant, più indietro Coccinella, Hot Flame. Cavalli che si compattano sulla siepe di metà, Mr. Galli prova a respingere gli inseguitori, Rose Sugar, Broker, Wild Boy, Laurent, Miss Alice. Cavalli che affrontano l'ultimo tratto del rettilineo opposto, vanno adesso a affrontare la curva conclusiva. Mr. Galli in vantaggio nei confronti di Wild Boy, quindi Laurent, Rose Sugar, Broker, Miss Alice, poi ancora Hot Flame. Cavalli sulla siepe di metà curva, curva che i cavalli vengono gradualmente a completare. Mr. Galli in vantaggio nei confronti di Laurent, quindi all'esterno si propone Broker, quindi ancora più indietro Wild Boy, Hot Flame, addirittura d'arrivo. Ultima finale con Mr. Galli che lascia strada, deve lasciare strada a Broker che a lunga ha deciso in fondo. Broker a 100 dal palo, acquisisce netto vantaggio, stacca sicuro, vince Broker per il secondo. Mr. Galli conserva la piazza, terzo è Wild Boy. Per il quarto sono vicini Laurent e Hot Flame, poi Miss Alice, Rose Sugar, Coccinella e Passionant.